L'onorevole Antonio Zennaro della Lega è intervenuto sulla delicata vicenda del caro bollette, aumentate in poco tempo in maniera considerevole, come avvenuto ad un'azienda produttrice di serramenti per infissi in Abruzzo, che per all'incirca lo stesso consumo ha visto più che raddoppiare il costo d'energia dal dicembre 2020 a quello 2021, con un aumento medio di 10.000 euro a bolletta, una condizione su cui la Lega ha annunciato di essere al lavoro per trovare una soluzione, oltre ad aver già chiesto un decreto urgente per evitare la chiusura di tante imprese italiane ed aiutare le famiglie. Il tema del costo delle bollette elettriche è diventato un grande problema per tantissime famiglie e imprese. Alcuni esempi concreti. Un'impresa di Mosciano ha avuto, ad esempio, un aumento della bolletta elettrica di addirittura 10.000 euro, un'impresa che opera nel settore dei serramenti, ma anche altri settori, come ad esempio una pizzeria via Adriatica, che ha visto l'aumento della bolletta elettrica rispetto solo a qualche mese fa di addirittura 1.000 euro. Come Lega abbiamo chiesto da mesi di intervenire, grazie al ministro Giorgetti è stato organizzato un tavolo ministeriale per definire la problematica. Abbiamo chiesto come Lega uno scostamento di bilancio di 30 miliardi di euro per dare un aiuto concreto a tantissime imprese e famiglie. Inoltre chiediamo di aumentare la produzione del gas, ma anche di investire a medio e lungo termine sul nucleare pulito e senza scorie che c'è in tantissimi altri paesi. Solo in questo modo potremmo finalmente rispondere alle esigenze di famiglie e imprese ed evitare quelle svolte green fatte con troppa velocità che poi producono questi effetti nefasti.